Buon pomeriggiolo. Salve, salve. Ciao Mara, bentornato. Un Mara in forma, eh? Mara, fai vedere il bicipite. Mara sta andando in palestra con Gioele, infatti. Ciao Bestivi, ciao Wolf Dragon, Adrian Veit, grazie al 39, dicevi Mara? Abbiamo fatto poco di bicipiti, però, ragazzi. Vabbè, però ti vedo veramente in forma. Molto bene. Mara, lei è... Molto bene. È solo l'inizio. Lei la vedo proprio... Ciao Linksai, ciao Pippus, benvenuti, ragazzi, ciao, aspettiamo Pippus. Che arrivino tutti. Allora, qui di Pippus in realtà ci sono solo io, a dire la verità, di Pippas. Pippas. Noi abbiamo saltato le ultime due settimane perché ero a Lewick. Vabbè, ci sta. Quindi... L'importante è tenere il cervello in movimento. No, quello non aver paura, quello... il problema non c'è. Io peraltro prima della live ho fatto tutti i ripassini, sì, vedi, con sì. Le cosine, le mossine. Sì. Io oggi, se sei d'accordo... Cioè, possiamo... il maestro sei te, quindi sì, sei te. Possiamo far vedere in cam la caratura del tuo carattere. Certo, come bambini. Vabbè, ma io... Scrive enorme, servirà una Treccani per far entrare sul command list. Ascolta, vado a fare lezioni con Black, Con Black? Chi è Black? Ho detto Black. Bene, Black. Sì. Ma Black, tanto... Tra l'altro sono stato da Demo una volta, dice che Black, come non ti viene una cosa, tipo ti offende. Che? Come non ti viene una cosa, tipo ti offende. Ah, perfetto, meraviglioso. Ciao Marbottolo, per imparare un po' di tecnica. Ciao Mara, fai la danza smara. No, ragazzi, cazzo. Mara, rispondi in maniera... Ah, Padania, tanto sento... Mala, ciao Mala. Bene, allora, senti, non perdiamo tempo, buttaci... Andiamo. Ah, il mio quadernino, giusto? Dove è? Guarda, è nella tasca quella grande di quella davanti. Okay. Io dopo esco di qui e vado a fare sparring, in realtà. Scherzo, Mara, non c'è. Tasca piccola, ho sbagliato. Quadernino di spada... Quadernino, rigorosamente. Io c'ho un abbigliamento. Grazie, Knina. Quadernino di spada e scudo. La maglia. E questa va. E poi non le vedete, c'ho le scarpe. Entrambi con gli occhiali. Sì, siamo tutti e due specs, ragazzi. Allora, Mara, mi avvicini al solito il mouse. Sì. Così ci penso. No, ho fatto. Cable management. Cable management. Quella roba là. E allora, questo lo mettiamo qui. E direi di transire. Transigiamo. Allora, la chat la spengo, non me ne vogliate. Transigiamo il transigibile. E si parte. Rimando la donazione di China, o meglio l'abbonamento di China. Non è partito. Raga, grazie che supportate anche serie non Pokémon. Bravi ragazzi, supportate anche il pugno di ferro. Assolutamente. Bene. Allora, io ho fatto, mentre ti aspettavo, un match proprio banale contro la CPU, ho messo difficile, ma in realtà cioè, non cambia niente, cioè nel senso, perché il discorso è che la CPU è stupida, sì, boia, ma a livelli, infatti ti faccio vedere intanto che te esponi il programma di oggi, sì, no, è un po' che arrivano tutti, sì, la cosa migliore infatti per giocare è meglio giocare con i fantasmi, cioè ma quei fantasmi, quelli degli umani, l'ho detto, però anche lì non è che non c'è mai l'esperienza come quella di un umano. Io più che altro la sto appunto prendendo per... Sì, vedo comunque qualcosina c'è. Dai, ti ricordi tutto. Ti dirò, meglio dell'altra volta. Vabbè, ora calma, sono 8 fotogrammi, hai visto? Però nel senso... Mi viene da fare sempre quella pedata alta, però non c'entra nulla. Giavella, a me mi preoccupa una cosa. Dimmi. Cosa vuol dire questa cosa? È che ho poco spazio disponibile sul disco. Sì, infatti non è una buona cosa. Vado subito a pulire. Sì. Dopo nel caso. Perché se no, sì, sono d'accordo. No, qui tre, cioè pochissimo. Si rischi che esploda tutto da un momento all'altro. No, ma infatti già il video che ho registrato stamani è andato su YouTube oggi, una certa mi si è interrotta la registrazione. Male. Che godevole questa cosa. Allora, noi praticamente facciamo un recap di tutto quel che si è fatto. Sì, ora poi mettiamo la... Vabbè, recap veloce. Vada. Ora vi spacchi, Wall Blast. Questo è il Floor Blast. Nuova meccanica di cui non sentivamo il bisogno, in realtà. Ah, non parlate anche questo? Sì. Però non entra, perché la tipa si para. Sì. Tranquilli. Fammi vedere come sei bravo a fare gli F1. Cosa sono gli F1? Diagonale qua, quello. Mamma mia. Mamma mia, ora so anche il gergo, ragazzi, mamma mia. Ciao Boma, Trinchi, benvenuti. Vabbè, dammi il mouse, fammi fare una roba. Scusate ragazzi, libero un attimo. Il video di oggi è stato particolarmente pesantissimo. Non dovrebbe succedere
Sì. In effetti è un po' vero, racconto cosa abbiamo fatto le volte scorse, tipo nelle puntate precedenti. Allora, abbiamo visto fondamentalmente cos'è Tekken. Non picchia dove. Abbiamo visto come funzionano i tasti di direzione. Ok. Abbiamo parlato di opzioni un po' più intermedie di spacing, come l'andare avanti, avanti, indietro, indietro, abbastanza velocemente. E abbiamo accennato il discorso dei sidestep, ovvero del movimento laterale, tridimensionale, diciamo. È vero, Mara, lo abbiamo fatto. Sì. Abbiamo parlato di cosa sono i frame, come si applicano nel gioco. È vero, Mara, abbiamo fatto anche questo. In linea, diciamo, in linea di massima, poi mancheranno da citare ancora, vabbè, tante situazioni sia generiche che non. E abbiamo visto la command list fino all'input 27. Sì, però in realtà partiamo dal 14, quindi abbiamo visto 13 mosse. Un cazzo. Vabbè. 13 mosse più poco altro. Allora, cos'è che vorrei fare oggi? Oh, ma è mai spuntato Eddie? Sì, ma non ce l'hai perché non hai il season pass. No. Però no. Ti posso dire una cosa. Ti sta bene anche senza. Vivrai bene anche senza. Ho capito. Immagino. Tanto il gioco non lo mastererai come tutti i competitivi. Come nessun altro non lo mastererai nemmeno se... Mara, io non le ho dato il caffè. Io me lo sono già bevuto il caffè. Ok, lo sta già cagando. Lo sono già bevuto. Scusa. Il caffè, sì. Ciao, Fescia! Eddie, tra l'altro, che gli hanno dato una meccanica totalmente nuova. Solo lui. Gli hanno dato una meccanica tipo completamente nuova. Praticamente hanno implementato i power up in questo gioco, no? Che praticamente sono delle cartucce che i personaggi acquisiscono dopo certe mosse e le possono utilizzare. Alcune cose potenziate sprecando, diciamo, queste cartucce. Infatti, a volte vedete il simbolino. Un simbolino particolare, un loghetto sotto la barra. Quello vuol dire che il personaggio ha il power up. Hanno fatto tipo, secondo me, così ha senso. Non voglio fare quello che se ne intende. Sì. Però mi ricorda molto. Sì. Come operazione proprio generale di sì. aumento del power creep di gioco col competitivo più alla portata di tutti sì. e come grafica, spettacolarità, secondo me è tipo lo spada e scudo dei Tekken questo. Può darsi. È vero o no? Non a caso infatti anche stream è andato straforte. Sì. Vero? È un po' la Dynamax sta roba là. Sì, poi c'è l'Elite System e la Dynamax, preciso. Preciso. Senti, mi metto sempre contro King? Sì, fai King contro ma King. Ma posso mettere contro qualcun altro? Metti contro qualcun altro. No, diciamo che averci King davanti ti serve eventualmente se dobbiamo provare una cosa. Va bene, allora mettiamo King davanti, facciamo i veri pro. Vi ricordo, ragazzi, che potete vedere tutte le live che ci siamo fatti sin dalla prima, quindi se l'argomento vi interessa e volete riprendere tutti gli insegnamenti di Mara sul canale dei ricaricamenti, perché qui insomma i VOD dopo due settimane spariscono, quindi Francesco Pardini live, banalmente trovate tutto. Secondo me per chi inizia, tra l'altro, ragazzi, a mio discapito, perché poi io comunque faccio anche coaching privati, nel senso, però, ecco, ci sono tante notazioni molto molto utili. Pubblicizza pure il tuo coaching, cioè se qualcuno vuole poi in realtà fare sedute di one on one, lui non è caro come me, però, il coaching. Allora, facciamo un recapino? Allora, vabbè. Allora, abbiamo pedatina, no, quella... pedatina su... presa, poi quella, due volte avanti e ripresa. E questa. Quella juggle della chicco, però l'hai sbagliata. Perché juggle della chicco? No, già la juggle della chicco, nel senso... Perché hai sbagliato? No, va bene, non è così. Sì, però hai sbagliato l'input alla fine. Vedi, ti stai facendo 37. Guarda, poi ora rifallo e fermati. Non premere niente, così guardiamo la leggenda degli input. Dopo, è il dopo che hai sbagliato. Ah, ok. Uno. Vabbè, chiaro. Fermo. Allora, vedi, nel senso, te praticamente dovrai fare uno wire running lì, che cioè è una corsa. Sì. È una corsa. Ta-ta. Sì. E ora in realtà, allora, i tasti che hai premuto li avresti anche premuti giusti, ma probabilmente ti è mancato il timing. E infatti ti sta uscendo la presa normale anziché la presa in corsa. Perché con la presa in corsa vai a fare tipo 20 danni in più. Vedi, hai fatto 37, che quindi, no? Questa no, questa non è buona. Infatti fa 37, non è niente. Sai, non me ne sono mai accorto della differenza. Eccola qui, questa è giusta. Boia! Allora, ho convinto di saper fare una cosa, in realtà non La situazione è tutt'altro.
Ora è giusta. Perché devo tenere premuto l'ultimo. Dipende dalla distanza. Qui è facile. Però mi interessa. So che dici, sti cazzi sono 20 danni. Ma mi interessa che tu impari a fare bene questa cosa. Perché te questa presotta in realtà la dovrai mettere dovunque poi a un certo punto. E questa meccanica, allora, quella della corsa simulata da vicino, è importantissima. Specialmente per King, perché hai un sacco di roba forte con King. Perché hai, sì, oltre alla presa. Però non sai che hai mai buttato. Mi dispiace. Hai buttato nel dramma, hai mai fatto crollare. Avevo una certezza, Mara. Mi dispiace. Mi dispiace, sono desolato. Però non mi viene più. Allora, già vedo, sai una cosa? Sei rimasto attaccato sull'avanti, mi sa, sì, premendolo una volta di poco. Aspetta, te falla, ti guardo le mani. Ti dico mi subito. Anche le mutande, se puoi, Mara. Sì, anche le palline di Natale. Ok, allora questa era buona. Sei partito un po' tardi. C'è una cosa che ti può aiutare per partire, che è fondamentalmente l'hit property visuale. Che te l'ho già fatto vedere una delle volte scorse. Noi lo riattiviamo. Se vai su impostazioni schermo e mi metti la visualizzazione semplice nelle informazioni frame giocatore, vedrai quando il personaggio finisce la sua recovery. Questo. Sì. E di conseguenza quando è che può tirare. Di conseguenza te ora lo guardi la prima volta, vedi quando è che ti scolori e sai che da quel momento in poi puoi tirare. In realtà ovviamente non lo puoi fare a reazione, cioè lo devi sapere prima il timing. Eccolo qua. C'è una meccanica aggiuntiva in realtà in questo, che è la meccanica del buffer. E praticamente tutti gli input compositi, cioè fatti di più direzionali, per esempio. Boh, fa un botto di più. Puoi dare il primo input nell'arco di 5 frame prima che si scolori. Cioè praticamente hai una piccola finestra in cui puoi cominciare a dare l'input. Ora però. Ora ti sta venendo bene, infatti. Quindi te in realtà praticamente, se prendi bene il tempo, puoi iniziare l'input successivo un attimo prima di finire quello attivo che stai facendo. Cazzo faccio! Ho detto ora però, e ovviamente non arriva più. Cara chat, proprio. Partito tardi. Ora è partita la diagonale. Ricordate anche il discorso della pressione giusta. Non sgusciare troppo col dito. Ti stai un po' sgusciando. Mi sto un po' sfavando. No, non ti devi sfavare. Sì. Allora la puoi levare poi. Ti serve però per prendere. Per capire quando è che effettivamente ti sblocchi. Mostra dettagli. Sa che va aggiustato un po' l'overdrive del monitor. Vedi, è leggermente più sgranato a destra che a sinistra. È vero. Boia, Maria. Che cazzo d'occhio c'hai, eh? Eccolo qua. Vabbè, senti, si prova. No, più che altro, come posso dire, è una cosa che poi ti verrà anche meglio. Poi abbiamo detto questo. Questo è molto buono, questo è un Divine Poke praticamente. Poi questo. Sì. Ma anche questo. 2-1, che c'hai l'input veloce, un casino. Puoi aiutarti col tasto dietro. No, ma faccio. Invece che alzare faccio questo lavoro. Se ti torna bene, sì, lì è a tua preferenza fondamentalmente. Ok. Hai DF2 anche. Down forward 2. Guarda, io ti ho preparato una cosina in realtà. Down forward? Sì, io ti avevo preparato una cosina qui in realtà. Ok. Eccolo lì. Ok. Fondamentalmente ti basta vedere la croce che è U, D, B, F, cioè, e il resto sulle diagonali. Ma te ora quale dicevi, scusa, di down forward? Triangolo, 2. Quindi down forward, quindi la diagonale, quella bassa verso l'avversario. No, questa è tombstone. No, e allora non ho capito. Questa è DB.
quale mai fatto fare? Te l'ho fatto fare di F2 forse. Se mai sia una delle prime mosse. Guarda questa va. Questa mossetta va. Cosa va? La settimana non me la ricordo. Allora, può darsi mi sta confondendo perché ho altri tre allievi che usano King. Colpa mia. Quindi mi tendo a confondermi. L'abbiamo fatta, allora, ragazzi? Chat? Sì. Ricordatemelo un po'. Allora, comunque, molto presto. Bisogna vedere se è nelle prime 27. Molto, sì. Se è nelle prime 27, l'abbiamo fatta. Poi partiamo dalla 14, in realtà. Allora, no, perché questa non si è fatta. Però c'è diverse cose che non erano nella 27 che ti ho fatto vedere per... poi per andare a giocare. Comunque è una roba simile a quella, amici, che fai col quadrato. Per ora la fai col triangolo. Diciamo che... quindi praticamente è questo. Sì. Cioè, invece è questo, invece sì, è il gomitino. Sì. Ti spiego brevemente più che altro a cosa serve. Perché te ora le vedi così, ti sembra... cazzo, sono due mosse quasi uguali. L'altro una è da 14 e una è da 13, insomma. Sembrano veramente molto simili. Allora, il DF1, che è col gomitino... questo. Sì, allora, innanzitutto hai un secondo colpo che lo fai facendo col quadrato, ma che ti sconsiglio di fare. Lo farai una volta ogni tanto. Col quadrato. Sì, col triangolo, scusami, col triangolo. Questo qua. Non, lo farai una volta lascia ogni scoperto. Tanto. Lascia scoperto, esatto. Leggermente scoperto, niente di grave. La cosa buona di quel gomitino è che praticamente... è un più treino a costo zero. Più che altro, oltre che un più treino, questa mossa è un'ottima chiusura di gioco. Perché in questo gioco sono molto forti e presenti le reversal, cioè le contromosse che si tirano molto sotto frames, perché partono prima dei jabs le contromosse. Le contromosse, però, a parte quelle che hanno la natura della parry schivante, le contromosse proprio quelle che intercetti un arto e rivolti l'avversario come un calzino, per esempio, o le sabaki. Cioè... non ho mai qui. Sì. Per lì. Oh. Cazzo ridi. Salutiamo il maestro. Oh, vabbè. Sono vabbè, un altro tipo di contromossa. Insomma, non intercettano i colpi che non sono un'estensione dell'arto. Cioè, non intercettano mani e piedi. DF1, essendo un gomito, non si fa intercettare dal reversal e dalle sabaki. Mi fa ridere troppo. Sì, sì. Quindi... perché ho visto, c'è questo e questo. Poi c'è questo, ma c'è anche il contrario. Esattamente. Questo però fa cagare. No, in realtà è tutt'altra cosa. Questo è un colpo con la mano. Quindi, vabbè, di base è reversabile, mi pare. Almeno Tekken 7 lo era. E è da 13 anziché da 14. E per quanto riguarda le mosse da 13 frames, è una di quelle che chiude meglio in assoluto, innanzitutto. Perché generalmente le mosse da 13 frames sono mossette che tendono a essere molto dritte. Sono, diciamo, i classici poke vanno dai 12 ai 14 poke medi, ma sono molto schivabili. Questo già ha un buon range e ha un secondo effetto aggiuntivo molto particolare. Te lo faccio vedere per conoscenza e piano piano lo implementeremo. Fammi ma vedere, non, fammi ma vedere non il oggi. Sabaki no Maki. Il Sabaki no Maki. Allora, noi intanto mettiamo qui il counter hit che adesso ci serve per farvi vedere questa cosa. Come seconda opzione, dopo l'Olimpiadi abbiamo il paratutto, quindi la CPU proverà a parare ogni cosa dopo il primo colpo. Se non parerà vuol dire che non lo può fare. Questo qui è garantito. Fa anche un bel po' visto. Sì, aspetta, non è finita. Ma però stai calmo. Allora, ora vabbè, a parte sono colpato... allora, fammela vedere perché mi casa. Ci puoi fare in realtà una juggle enorme. Perché praticamente poi ci sta un pugnetto e la presa in questa. Fai tipo più di 70 danni alla fine. Perché gli fai la pedatina. Sì, sì. Non è una fuga. Non c'è una che è prematura. Secondo me è prematura. Vabbè. Ah, non so fare la gioco, da qui poi sono la pad, ragazzi, quindi abbiate pazienza, sono uno stick player io. Ma vabbè, fondamentalmente dopo ci sta Gebbino e la presa in corsa. Sai che differenza di gioco a te vedere un perito come me? Insomma, vabbè, sono 27 anni che gioco, Poi, questa partiva da questo. Questa parte da 13. Quindi per te. Allora, come fa? La pedata bassa, no, com'è? Cosa? Qual era la terza? No, no, no.
Ah, vabbè, c'è il DF4T, ma non l'abbiamo ancora vista sta lasciamo roba. Perdere, te la, no, te la faccio vedere perché è giusto farti capire quanto è importante sta cosa. È rischiosa però. Non la si può tirare a caso perché il secondo colpo, se vedi bene, è alto. Di conseguenza, se te la tiri a caso e l'avversario non ha preso in counter hit il primo, ci si può abbassare. Un giocatore però qui molto molto skillato cosa può fare? Può tirare il primo colpo, vedere a occhio se l'altro... Se così, se continua. Ma non, se, non semplicemente se l'ha preso il normal hit. Se l'altro ha tirato, cioè se ha visto un'estensione del corpo dell'avversario partire, te colleghi, che vuol dire se sei entrato te e non lui, vuol dire che è andato in counter hit. Vabbè, è prematuro, Mara, mi sto confondendo, andiamo avanti. Non è, no, ma in, no, ma mi interessa più che no, tu lo capisca. Ho capito, però ancora non vedo... No, non la devi fare ora, mi interessava che tu capissi l'importanza, no, cioè, di questa mossa. No, quello ho capito. Per questo motivo ti dico, comincia a fare il primo colpo, che ogni tanto. Okay. Sì, il primo colpo ogni tanto fallo, è anche buono da solo. Non è buono come i poke quindi generici. Dura un po', invece di fare il gomitillo e basta, posso fare anche questo. No, no, primo colpo da solo, non mi tirare il secondo a caso. Ah no? No, no, no. Perché secondo ti ci abbassi, è quello il problema. È chiaro perché. Perché è alto. Però mi interessa che cominci a farlo. Purtroppo, differentemente dai poke generici, giustamente... Sì, abbiamo la stessa età. È fortissimo come colpo, però è chiaramente... come puck in sé è meno forte rispetto ai puck generici, sta un po' più sotto frame, giustamente, perché già è una mossa definitiva così. Se gli davi anche un meno 1, meno 2 un block, era il delirio. Invece sta tipo un meno 5, non mi ricordo, una roba del genere. Bon, allora io ti direi di continuare col command list, tanto ovviamente poi sì, ti scremo le cose che magari sono meno indispensabili. Scremami tutto, Mario. Ti scremo come una torta. Beh, vai. Allora, il front kick di DT lo abbiamo già visto. E questa è un'ottima mossetta, tra l'altro. Avanti X con 1 più 2 a tempo. E l'1 più 2 l'abbiamo messo sul... Lo vado a cercare, non mi ricordo dov'è. L'ho cancellato. È male. Vabbè, e apri, si guarda. Fammi lo screen. Dalla 4K. Ah, aspetta, sì. Dov'è? Sinistra, non sinistra, lo vedo. Sinistra, questa, lì, sì. Screen in basso a destra, questa. Lì, za, sì. Grazie. Allora, no! Abbassalo. Anzi, no, non abbassa, metti, no, 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 metti sopra OBS. Ok, e poi di là. Marra, è Windows, non è che... No, no, c'hai troppa roba aperta. C'è uno schermo... C'hai troppa roba aperta e c'hai lo widescreen e il microfono nel mezzo, sono molto confuso. Sono così confuso da colpirmi da solo. Vai, ok. Bene, ce l'abbiamo sul... Noi... R2 ce l'hai. Ah, anche lì è importante che mi ragioni di 1 più 2 e non di R2. Sì, hai ragione, però... Molto importante, perché ora ti torna comodo, poi una cosa che la ricachi. Ah, ma questo me lo ricordo, l'abbiamo fatto. Sì, questo è ottimo. Però è quello che c'era il timing, eccolo qui. Questo è quello col timing, sì. Questo non era facile. Allora, io mi sono messo le cuffiettine al monitor per non avere... Perché qui secondo me il sound è importante per il timing. Sì. Sì, diciamo che ti aiuta molto. Non solo su questo, anche su altra roba. È un mix. Occhio e anche l'orecchio aiuta. Questo tanto lo vedi subito. Se entri vuol dire che è andato bene. Se non entri vuol dire che è sbagliato. Come? Se non entri vuol dire che è sbagliato. E il feedback è molto semplice. Questo è ottimo perché è una mossa da 15 frames safe. Quindi già veramente ottima. Normalmente le mosse da 15 hanno sempre delle controindicazioni. È un calcio, il che non è una cosa da sottovalutare, perché come categoria i calci sono meno intercettabili dei pugni. Sai che con le cuffie viene molto meglio? Sì? Bene. Hai visto? Ho trovato, mi riusciva nemmeno pagando. Bah, ma secondo me è metabolizzato. Cioè questo gioco è così, hai bisogno di... Guarda, guarda! Di lusso. Io più che altro l'altro giorno ho notato che hit confirm di F2D1, la variante media di F2-1, e in effetti con l'audio
viene troppo meglio. Comunque è proprio Tekken 8 che ha anche più feedback audio rispetto ai precedenti. Guarda come può, maestro. Mamma mia. Allora, ovviamente. Voglio mettere 3 di fila. Poi si va al prossimo. 3 di fila. Va bene. Come quando a basket c'è 4 tiri liberi e poi la doccia. Ok. 1. 2. Andiamo. Next. Nice, andiamo. Next. Procedi. Procedi, andiamo alla 28. Rolling Soba. Back 4. Allora, questa è una mossa un po' particolare in realtà. Questa è una mossa un po' particolare in realtà. Questo che tipo ti entrano dei denti. Allora. Ah no, infatti scusami, è F4, non B4. Ma questa è buona, specialmente con l'avversario spalle a muro. Questa è anti. Ma questo non è quello per. Per spiccicare al muro. Sì, l'abbiamo vista. Grazie infatti. Zug. Adesso sono stagionato anch'io. Stai pensando di portare Snap? Si sa quando saranno i mondiali? Allora, i mondiali sì, si sa, sono 16-18 agosto. Snap al momento è uscito dal mio radar, perché non riesco a seguire tutto quanto. Peraltro vedo livello 3, ti abbonati. Sei un folle, Zug, io ti ringrazio. Non hai sbagliato, vero? In caso te lo rimborsiamo, Comunque grazie raga che supportate anche questa serie, siamo a 4 di 20, vediamo se riusciamo a fare il nostro sub goal su Tekken. Comunque siete un boato perché siete già a 130. Insomma, per un canale che fa ben altro, Mara, lei piace, non so. Molto bene, molto bene. Dico questo, poi, questo l'abbiamo già visto. Sì, 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 perché te l'ho fatto vedere extra alla command list, in effetti, perché è un colpo molto grazie, utile. Grazie Zug. Molto utile. Questo con l'avversario spalla a muro ce lo tieni lì. Sì, sì, no, perché l'avevamo già... Sì. Perché poi possiamo fare non quello ma altro, sì. No, ma avevi detto questo? No. No, non no. Era quando era. No, no, no. Però aspetta, c'era anche presa. Questo ci sta. Questa è la versione kick, ma. Oh mio! Lo vedi dal danno tanto. Sì, lo vedo. Lo vedi dal danno e dall'animazione. Poi. Allora, questo l'abbiamo visto, Incineroar. Ma mi hai detto no. Questa è non buona. Detto, non ci piace. Non buona. Cioè, non buona, la userai come filler in alcune juggle. Cioè, in mezzo alle juggle. Non è una roba che userai tanto così. No, non ci piace. Non la userai tanto con l'avversario. Jaguar Sprint. Ah, sì, questo. Sì. Questo è quando inizia la corsa. Leak Stone, dove ce l'ho? No, lo fai a mano. O Zugs One Castle ha regalato una sub. Grazie, Treno. Zug Wang. Zug e Treno, credo. Zug Wang. Grazie ragazzi, grazie Wang, veramente. Wang era uno dei miei personaggi preferiti, l'hanno levato. Ha troppo poco tamarro. Questa qua. E questa ci serviva per. Allora, questa praticamente. Fare lì. No, no. Questa praticamente ti serve per fare. Per entrare in una sorta di mix-up, cioè di mettere l'avversario davanti a una scelta. Il problema cos'è? Questa funziona bene quando sei in hit system, durante la Dynamax. Fermatelo Zug, ragazzi, fermatelo. Grazie amico. Grazie Zug. Quindi mi dicevi? Dicevo, quando sei fuori dall'hit system non ti conviene tanto fare il Jaguar Sprint in questo modo. Cioè ci sono... L'hit è questo? Questo è l'hit system, sì. Poi ti dovrò spiegare tutti i dettagli dell'hit. Comunque sia, durante lo stato di hit system, se fai Jaguar Sprint, sei in versione Power Crash, cioè assorbi i colpi. Ah, sì, è vero. Prendi danni, ma i colpi in realtà no, ti attraversano. Io quindi faccio la combo come cazzo voglio. Questa qui, diciamo fare il Jaguar Sprint. Cioè, perché il Jaguar Sprint è una transizione che ti serve per entrare nella Jaguar Stance, che è poi quello che ti corre addosso, effettivamente. Grazie, Zug. Dice, immagino Tekken sia meno seguito. Quindi voglio sostenerti anche quando non porti il tuo contenuto main. Grazie raga, per me è molto importante, vi dico la verità. Anche Phantom, scusa Mara se ti interrompo. Tranquillo, no, io sono contento se si appassionano e supportano la serie. Ma lo useremo questo Jaguar Sprint? Allora, lo useremo quando saremo in hit system però. Quindi sì, va bene, ma solo hit system. Serve per, praticamente, come posso dire, per pushare un mix up. Perché te praticamente fai avanzi in questo modo. Se l'avversario ti tira addosso, ti assorbi e poi infatti, tiri. Infatti mi avevi anche detto di poter andare in hit. Ci sono diversi modi per andare in hit. Uno è il burst, che è quello che si ferma anche e fa l'animazione. Vabbè, col tasto di R, il burst. No, ma c'è ci sono quella cazzottata. Ci sono gli engager poi. Che era? F2-1. Però F2-1 è... veramente F1 Mara
avanti, triangolo, quadrato. Scusami, il mio triangolo quadrato è l'R2. No, 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 più, se no ti dico più. Triangolo quadrato vuol dire triangolo e poi quadrato. È questo qui? Questo è più. No, io non voglio più, li voglio staccati. Prima uno e poi l'altro. Già questo. Questo è uno più due, cioè doppio pugno. Voglio avanti triangolo e poi quadrato. Ah, scusami. Sì, sì, sì. Allora, quando ti dico gli input insieme, ti dirò sempre... Ah, sì, 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 ecco, è questo qua. Sì. Quando ti dico gli input che li voglio insieme... E poi qui posso fare... Posso fare il... Questo e sono... Sì. Per esempio, ci saranno diverse opzioni da fare. Diciamo che tutte le varianti poi le vediamo. Guarda, Phantom, anche io uso King e ancora non mi riesce la presa in corsa. Ah, guarda, okay. Abbiamo... Riguardati il VOD perché è stato argomentato all'inizio di questa anche, sì, anche l'altra volta ne abbiamo parlato e... Tranquillo, è una roba che viene. O non in questo caso. Ma che fai, schernisci? Ora gli è venuta. Eccola qua, Phantom. Eccola qua. Bom. Allora... andiamo avanti. Quindi dicevo, sì, andiamo avanti. Jewel Sprint, poi lo vedremo più. Il Jewel Sprint lo vedremo più. L'hai detto apposta. Jewel Sprint. Hai detto Jewel. Ho sbagliato. Potessi morire, Mara, hai detto Jewel Sprint. Non era mia intenzione. Jewel è il mio soprannome fra noi. Joelici amici. Allora, questa. Qui ce l'ho la shortcut. 1 più 4 per forza ce l'hai. È su L1. Scusami, perché 1 più 4? 1 1, 2, 3, 4? Sì. 1, 2, 3, 4? Rifallo? 1, 2, 3, 4? Sì. Ah, ecco perché li ami così. Ho messo fatto puntate per sapere. Sì. Che è L1. Ah, ma anche questo l'ho visto. Ma questo non ricordo. No. Questa praticamente è la pettata. La pettata, quella che io ho chiamato Belen Mood. La pettata. Puppata. La pettata è ottima perché c'hai vantaggio anche se l'avversario para. Infatti metti l'avversario a parare. Mara, però Enrico ti sta salutando, Enrico, ciao Enrico. Mala, ciao Mala. Stazioni di allenamento. E metti para tutto anche sul primo, vai. Para tutto, no, parata bassa, para tutto. Vai. Diciamo la cosa, guarda sta mossa, la cosa bella di sta mossa è che anche parata sei in vantaggio te. È vero. E poi quindi lì ci metto? Dipende, perché il problema è che, allora, comunque sta mossa è corta. Mm. Più tre, come posso dire, sei in fascia, diciamo allora, dovessimo dividere i vantaggi, direi fino a più 4 è la fascia verde, dove non è senti che... Senti la scella! Non è che hai un'impostazione così proprio... Che l'avversario veramente non si può muovere. 5 più 5 più 6 già siamo fascia arancione, dal 7 in poi è fascia rossa. Più 3, quindi ci sono diverse opzioni che puoi fare. Puoi fare dammene una. 1 2, per esempio. Quindi puppata per questo? Per esempio, 2 1. Però non mi entrano, perché? No, ma non c'è niente di garantito. Perché per avere una cosa garantita dovresti avere una mossa da 3 frame. Ma no, ovviamente non esiste. Una mossa da attacco da 3 frame non esiste. Bene, posso togliere il paratutto, se no. Puoi levare il paratutto, sì. Lo metto. Metti in piedi. Basta. Ok. Avanza. Anche questo pure l'engage, l'abbiamo visto. Questo, anche questo. Questo pure. Questo, anzi, ti dirò. Questo è l'engager di prima. Questo usalo tanto. No, questo è un altro engager. È sempre meccanica in game. Ci ho messo anche il Jewel. Il Jewel Sprint. No. Dicevo, questo utilizzalo tanto perché è salvo. Questo non si scopre. Differentemente dall'altro engager. Per questo? Perché mi prende questo? Perché stai facendo prima il 2 più 3 e poi premi avanti. Invece devi premere insieme, devi schiacciare insieme. Altrimenti ti prenderà prima l'uno e poi l'altro. Guarda, lo vedi proprio dalla leggenda comandi. Premi l'uno e poi l'altro, invece serve coordinazione. Sulla mano sinistra non ho. Io con la sinistra ci fa nelle serie. Pensa che quando vai a premere, pensa che le tue mani siano un blocco unico e te quando vai a schiacciare vai a fare clock. Sì, però io ce l'ho tutte e due sulla sinistra, capito? Va bene, fai clock allora. Pensavo ce l'avessi sulla destra. No. Però vabbè, ok. Quindi faccio così. Madonna! Faccio sì, e poi c'ho il Jewel Sprint. Sì, il Jewel... Poi volendo. Sì. Vabbè. Allora, il Jewel Sprint. Non si fa in questo caso. Il Jewel Sprint in realtà poi qui non ti converrà perché qui il vantaggio ce l'hai. Ce l'hai già. Il Jewel Sprint ti conviene quando invece. Dopo.
No, cioè dopo, quando sei in fase di neutrale, cioè quando sei lì che ti guardi e non sai che cazzo succederà, e di conseguenza quella cosa ti fa da scudo, lì c'è già il vantaggio, invece lì è già il momento di fare messa. E questa è scoperta, mi dici? No, questa non è scoperta. Però questa praticamente poi, che te lo devo spiegare dopo, ci sono... Questo è un secondo modo di entrare in Heat System, più facile. Ah, questa aspetta, te volevi fare però l'engage, non il burst. Sì, guarda, ti vedo. Premi prima il grilletto e poi premi avanti. Dammi un attimo, scusami, dove ce l'hai? Dove ce l'hai? L2. Vedi, no? Quando vai a premere? Così. Guardami le mani. Ho capito, Maria. E no, lo sai che io non ho articolare velocità? Sì. Guarda, cioè, guarda, ce l'hai qui, no? Sì, sei sì. Qui, proprio. Pensa di schiaccianano. No, ora proprio di schiaccianano, se no perché lo spacco. Schiacciarti il cappezzolo. Pensa di schiacciarmi il capezzolino, ecco, della serie. Leggermente con impeto, ma non troppo violento. Allora, devi anche leccare prima. Devi anche leccare prima, sì, esatto. Entra, vedi, Mara, vedi? Pensando. Che... Vedi? Questo, ragazzi, è il motivo per cui serve... Un personal coach che ti conosce e sa come farti girare gli ingranaggi. Guarda, Mara. Beh, come se parli di capezzoli. Bisogna stuzzicare le cose giuste. I tasti giusti. No, comunque, ok. Va bene. Direi che. Sì. Poi vai, andiamo avanti. Questo, vabbè, continua di F1-2, l'abbiamo già visto. Giusto? Sì. Abbiamo già visto questo, procedi. Anche questo te l'ho già fatto vedere. Ok. Procedi. Allora, anche questo l'avevamo già accennato. Questa è una roba utile ma un po' particolare. La vedrai praticamente, ti servirà per i sidestep. Perché traccia dal lato opposto del personaggio. Traccia dal lato dove si schiva normalmente. Però, avanti, troppo complicato. Un po' particolare. Vai avanti per ora. Questa 4-3-4. Allora, questa è la cosa importante. Non la utilizzerai in neutral, la utilizzerai in juggle. Questa, cioè, non la utilizzerai mentre sei lì che ti guardi con l'avversario. La utilizzerai quando l'avversario, magari più che altro su, come combo muro. Questa, quando ci devo palleggiare. Quando è una juggle che si usa con avversario a muro. I primi due colpi, anzi. Li usi anche in giacola aerea. Ma lo sai che me l'avevi. Ora che me lo dici, questa mi sta. L'avevamo. Che fai? Sì. Voglio buttarti al muro. So che c'è il comando, Mara, ma faccio prima. Sì. Però all'omino qui mi ottima. Allora, possiamo. Aspetta, posso di aggiustarti tutto il tempo? Possiamo fare una cosa bellina. Sì, mettere che lui si sveglia. Si sveglia a muro, però... esatto. No, fai prima, eh. Fai tanto prima. Sì. Ci puoi mettere anche B3 prima. Di a muro. Cosa intendi? Hai già fatto una giocola a muro. B3 è indietro X. No, quella è down back. Indietro. Quella lì. Ce la puoi mettere. Bello, Estumi Gaza. Questa è una buona mossa. Boh, tutti su. Questa è una bella mossa. Boh, ma questa lo spari in tribuna. Torna a muro. Splatta. Poi ci metti back 3. No, questo non è lo splat. Metti riavvio a muro. Sì, va bene. Metti riavvio a muro. Impostazione riavvio, posizione riavvio, muro. Eccoci qua. Ah, che bello. Vai. Platti back 3 e poi ci metti quella stringa lì. Prima back 3 ci metti di quella. Ah, pure splatto. Back 3. Ah, sì, ho capito. X, vero dietro? Sì. Ma sono ferito. Bravo. Più resetta. Allora, divide i timpera. Pensa un colpo alla volta. Fai F4, poi mettici back 3. Ora, resetta. Aspetta, non ti casinare. Sì. Resetta. Segmentiamo. Allora, vai. Uno e metti back 3. Va bene, e ora lo riprovi, non c'è problema. Sai qual è uno dei miei mantra, no? Questo gioco, ride bene chi ride ultimo. Non importa se ora sbagli le cose e non ti vengono. L'importante è che un giorno ti verranno. Sì, sensei.
Strike hard, strike first. No, siamo dell'altro dojo noi. Strike first, strike hard. No, siamo dall'altro dojo noi. Piace. Siamo cioè, colpo del cigno, male. Sì. Che palle. Sì. Cobra. No, no. No, colpo del cigno, difesa adattiva. A me mi garbava Dragoon, capito? Non Fortress a Beyblade, però vabbè. Allora, sai che mi facevano cagare Beyblade? No, forse non te voglio fare. A me mi faceva cagare. Comunque sto facendo, Una craningiata di cartone allucinante. Hai zitto, Mara. Faccio allenare a Black. Black t'aveva già, offeso fino al settimo grado di parentela. Poi avrebbe capito chi dei due è 1,92 m e sarebbe stato di morta a sedere al suo posto. Va bene, Mara? Oh, è Jody Picchi e quindi voglio dire. Buono. Allora, ora ti voglio vedere che ne metti 5, metti 5 volte F4 e back 3. Va bene. 1. 0. 1. 2. 0. No, dai. Allora, concentrati nel momento in cui sei in juggle. 2. Puoi, come posso dire, porca merda, redirezionare la tua potenza di calcolo cerebrale su pochi elementi sullo schermo. Puoi tanto concentrarti sulle mani. Pensa alle dita che vanno a premere i tasti. Cerca la coordinazione. Non presumere che le dita vadano da sole. E vai soprattutto in modalità feedback adattivo. Cioè, cerca di ricordarti quando... Dove ho sbagliato. Bravo, cerca di ricordarti quando sbagli e cosa hai premuto. È la stessa cosa che dicevo ai miei ragazzi a pallacanestro quando gli insegnavo terzo tempo, cosa che... Dicevo, ragazzi, ricordatevi voi dove avete sbagliato. Questo è un e-sport. Quindi esce sta pedata di merda. Ti esce la pedata di merda perché premi X e poi indietro. È la solita cosa che facevi indirettamente di là. Però lo fai anche con due mani. Quindi è una sorta di probabilmente di modo di ragionare naturale che hai. Dai, ottimo. Adesso puoi cominciare a metterci l'altro colpo della stringa. Puoi anche cominciare con un colpo solo. Ci metti anche solo gli F4 all'inizio. Ciao Giorgio, live coaching. Persona che non ha mai giocato ai picchiaduro. Giusto? Hai usato uno splat diverso, ma va bene lo stesso. Hai usato 4 al posto di F4. Comunque va bene lo stesso. Ok. Adesso mettici anche il secondo colpo della singa. Quindi adesso fai di F4-3. Che sarebbe... Quello. Quasi, ma no, ottimo, ottimo. Poi, ragazzi, considerate anche una cosa. Una persona che non ha mai giocato il picchiaduro e è qui che prova veramente le cose per la prima volta. Dopo che comunque ha già lavorato tutta la mattina, nel senso... Oggi sta anche devastante. No, nel senso, cioè... Magari vedete che non gli vengono le cose e tutto, ma considerate questo. Non c'è quasi nessuno in stream. Bravo, l'hai fatta tutta. Mm-hmm.
sto provando a mettere anche la porta. Sì. Non, nessuno poi in stream viene a mettersi sotto esame così, è considerata anche questa cosa. Anzi, le robe se le provano prima, poi se le perfezionano in stream, ma considerate questa cosa. Venuto. Questa è già una combo a muro. Ottimo, questa è già una combo a muro. Ora ti ci faccio fa anche una mini tech trap, visto che ci siamo. Dopo l'ultimo colpo... Per 5 minuti non la so più fa, ma vai. Vabbè, no, secondo me te la ricordi. Dopo l'ultimo colpo tieni premuto indietro intanto. Così. Ok? Dopo che hai tenuto premuto indietro, premi 1 più 4, che è PSCD. Che è L1. Dopo che sei all'indietro. È un giochetto che serve per prendere sul tech roll. No, no, diretto senza rigirarti. Così. No, non ho quando ti rimani di spalla alla fine, sì. Non toccare più la diagonale, premi solo L1. Io faccio 1, 2. Fai tutta la stringa, rimani indietro tenendo premuto indietro, ok? Mm-hmm. Poi rimasto indietro. Quindi dopo che ho tirato l'ultimo, sì. Dopo che ho concluso, sì. Con 4, che fai indietro. Che fai la variante per girarsi all'indietro. Che me la dà anche lì. Però. Sì, rimani girato all'indietro. Lì, L1. Senza premere diagonale, premi 1 più 4. Che è il mio L1. Che ce l'hai su L1, esatto. Eccolo qua. E questo qua praticamente è... ti prende in quasi tutte le situazioni. E tra l'altro se funziona che praticamente se uno si rialza nella maniera classica, se lo prende a danno pieno. Guarda che danno gli fai. Ho fatto mezza vita. Praticamente non è una vera juggle, però essendo imparabile questo colpo, vedi tutti questi colpi che hanno questi scoppi particolari, praticamente non sono parabili. Questo è una sorta di trappola. Dove uno fondamentalmente se la può prendere. Allora, una notazione importante. E ora ti sto facendo. Vedi quando fai indietro X, no? Backflip. Che praticamente stai attivando la meccanica tornado qui. Che infatti, vedi, fai fare all'avversario di spin per aria. Premesso che la fine della juggle puoi comunque utilizzarla a muro. Mamma mia, ho bruciato. Sì. Infatti, ti spiego questa cosa così ti riposi anche un attimo. Le mani. Che soddisfazione. Quando ti vengono le cose. Sì. Per me questa è una roba veramente difficile, ragazzi. Io poi veramente picchiaduro. E poi sono sempre veramente stato molto inabile. Con le combo. Perché non l'hai mai fatte? Perché non ho mai giocato picchiaduro. Sì, no. A FIFA ero straforte, però è un'altra cosa. È proprio della chicco. Imparagonabile. No, dicevo una cosa importante. Questa juggle da questa stringa qui, dal DF434, e potenzialmente la puoi utilizzare anche se arrivi a muro, non con lo splat diretto, ma se ci arrivi praticamente alzando, per dire. A un certo punto arriverai che alzerai magari l'avversario a metà anche campo. Quando faccio così, per esempio, sì, e la prendo con questa addirittura ci puoi mettere un colpo in più, comunque sì, perché lì sei più in alto. E se io faccio questa, oddio, ora però devo provare a ripartire dal centro. No, non importa, va bene così. Ora me l'hai memorizzata così, cioè la tua internal macro praticamente. Sì. Ok. Boia, Maria. Ci sono posti in Toscana dove ritrovarsi per giocare picchiaduro, che tu sappia, offline? Un tempo, ora un po' meno. Un tempo organizzavo proprio io raduni. C'è un gruppetto, so che si ritrova a Pisa ora ogni tanto, ma... proprio posti per i picchiaduro... Un tempo c'erano anche le sale giochi, magari. Avevamo il nostro. C'avevo il mio negozietto di fiducia, quelli ora un tempo purtroppo è chiuso. E
era un bel posticino. Io tipo posso anche fare così, lo piglio, sì, poi faccio... Sì, fondamentalmente è la stessa cosa. Fondamentalmente è la stessa cosa. Va bene. E dicevo una cosa importante. Prego, per farti maestro. Capire sta roba della meccanica del tornado, no? E finché sei qua, puoi attivare la meccanica tornado. È importante sapere che la meccanica tornado però l'attivi una volta sola. Di conseguenza, se tu... Ah, a game? No, durante la juggle. Ah. No, no, solo durante la juggle. E quindi, per esempio, mettiamo caso che te ti trovi qui, no? E hai già attivato il tornado prima di arrivare al muro. Proviamo qua. Cazzo, ha troppo wall carry. bisogna allontanarsi di più. Proviamo qui. Vedi, non è che qui la puoi riattivare, perché l'ha già riattivata la meccanica tornado. Quindi è importante ricordarsi se la meccanica tornado l'ha già attivata o no. In questo caso la giaggola a muro, avendoci lo splat, è ovvio che la meccanica tornado non l'hai attivata perché hai alzato adesso. Però per dire, mentre questa parte della juggle puoi utilizzarla come ender, questa qui non è interamente parte della juggle. Quindi se arrivi a un muro che hai già utilizzato la meccanica tornado, non la puoi riutilizzare a muro. Se lo fai, l'avversario ti caderà. Cosa vuol dire juggle? Juggle? Sono le combo aeree. Cioè, è importante secondo me distinguere. Cioè, juggle vuol dire tipo palleggiare. Vai. Cioè, nel senso, per dire, te potenzialmente puoi fare una combo a terra. Mettiamo caso c'è un colpo garantito, no? A terra, e viene chiamato combo. Questa è una stringa, per dire, che dà combo. Ci sono cose, ci sono proprio anche combinazioni non delle stesse stringhe che a terra danno combo. Combo è un'indicazione generica, però. Per quelle... Grazie, Kaikeru, scusami, quest'ora. Per quelle combo particolari che riguardano le combo in aria, si chiamano juggle. Tipo questa. Tipo questa. Non è importante che poi siano forti o deboli. È una juggle. Questa è una juggle, perché già palleggi per aria. Ok. Andiamo avanti? Lorenzo 1. Grazie, Lore. Grazie, raga. Andiamo avanti. Cioè, quindi questa stringa te la usi in juggle. Non la devi... fare l'ultima contro piova. Sì. Ora sei storto, quindi... anche da storti poi entreranno robe diverse. Aspetta, ma io lo rinvio piano piano. Postazioni di avvio is for kids. Rinviare piano piano is for men. Ah, ho preso l'R2 invece di questo. Va bene. Parte non è rigirato. Non me lo prende sempre rigirato. Lì hai tanto tempo, lo tieni premuto, poi... poi va bene. Comunque va bene. Andiamo avanti. Vai, procedi. Ok. Vabbè, questa è la variante col basso. Andiamo. Ti serve... no, fa schifo. Ti serve che... Chopin! Addirittura il treno, Mara. Il treno! Da profano di picchiaduro, ste live sono super affascinanti. Bello, che piacere, ragazzi. Bello. Grazie per me, è una grande soddisfazione. Tanto siete un 200, cioè... Mi fa strapiacere sta roba, tipo, da me. È una variante bassa, ma lascia perdere, fa schifo. Adoro. Ti serve che a muro praticamente fai un danno in più quando hai bisogno di chiudere senza trappola. Frankensteiner, yeah! Ma cagare. Allora, a livelli bassi la spammano. A livello alto, secondo me, è una merda. È veramente figa, cioè, perché... sì. Tieni, ti ho. È un trick. Senti? È un trick. Se vai a giocare contro mid player, ti entra pure e sono bei danni. Perché praticamente ti abbatti. È atipica sta cosa. La vedi e ti abbassi la reazione. Poi gli fai sentire anche l'odore della fava. Sì, praticamente gli appoggi il perineo in fronte, esattamente. Gli adagi il pene sul profilo del naso e poi sì, lo batti. Esattamente. Se no non viene la presa, magari. Esattamente.
a livello alto fa schifo. Diciamo, rientra un po' nei knowledge check, secondo me. Cioè, quelle cacate che ti puoi provare a giocare anche con i giocatori medio forti sperando che entrino. Appena vedi che uno le sa parare, però le elimini dalla partita. Prego, procedi, procedi. Di 1-2. Questo è il dig jab con 2. Allora, talvolta si userà, però sono situazioni un po', come posso dire, che sarebbe questo? No, giù, devi fare giù quadrato e poi subito triangolo con un input molto veloce. Quello, quello, quello praticamente serve come high crash, tra parentesi. Cioè, una mossa che passa sotto già dai primi frame, però ha, ha tante controindicazioni. Serve, serve più in serve più, come posso dire, quando sai che in un certo matchup sai che ti serve quella cosa, non è da tirare a sentimento. Andrei sul vai avanti, quello lo vedremo poi durante gli aspetti difensivi. Domanda Just Dani se perde da jab questa. Ma perde da jab questa? Da Frankenstein. E il Frankensteiner a contrasto sì, però non è che, però non puoi vedere il Frankensteiner e rispondere col jab a reazione, non hai tempo. Ti abbassi semplicemente, ti abbassi e fai uno di quei colpi che prendono l'avversario a terra. Tutto lì, non c'è niente poi. Procedi, procedi, proceda pure. Stomp. Questo è carino, questo è un bassetto da poking. Fa bassetti da poking. Questo praticamente è Mancini della Roma ogni intervento che fa. Ok, vabbè. Ok. Allora, non hai tanto payout né in termini di vantaggio né in termini di danno. Però è carino perché è un bassetto comunque abbastanza veloce. Pezzi una tibia. Che sì, ma guarda, non fai un cazzo di danno, fai 14 danni. No. Non è un granché, però alle volte si può usare. Diciamo che King, vedrai poi un altro basso dopo, te l'ho già fatto vedere in realtà. Lo vedremo dopo un command list. Hai avanti avanti neutro 2 che è divino questo gioco, quindi in particolar modo da lontano tutto il resto si troppo neutro. Sa. Eccolo lì questo. Ora qui sta anche questo l'abbiamo visto. Qui sta entrando in counter it, quindi fa un macello di danno. Però è buonissimo comunque, molto molto buono. Bello, beh. Per questo quando entra nella partita godo. Sì, boh. Sì. E quando entra quando entra tappi lo spumante praticamente. Atlas Summer, questo è un giollone. Anche qui ti direi in certe situazioni è utile. Non ce l'ho triangolo quadrato. Sì, sì che ce l'hai. Te ce l'hai su R2, 1 più 2. Ora, mille Shiro. Se a me è venuto a mente cosa si può fare, ti posso attaccare l'adesivi sul pad. Ma lo sai anche sì. Posso attaccare l'adesivi sul pad. Non l'avrei mai detto, però sarei arrivato a fare cose del genere. Però sì, mi sa che è una buona idea. Allora, anche questo è strascoperto, non è una roba da tirare a caso. Però in alcuni casi questo ci puoi attaccare una juggle, però. Questo ci attacchi una grossa juggle, più che altro, perché essendo molto in aria ci farai 80 danni senza muro, tipo una roba del genere. So fatto. Ma di più forse. Questo. Magari lo pigli. Sì, lo rovini praticamente. Però è molto scoperta questa mossa. Samo perde. Si utilizza molto contro i colpi alti. Diciamo, rientra un po' nella categoria dei jolly. Jolly è anche un po' adattivo, nel senso, perché vedi quel lato che ti mascia solo colpi alti e chi te lo fa fare di rischiarti di abbassarti e rialzare. Gli tiri quello. Scusa Mario. Gli tiri quello. Stavo strecciando. Sì, prego. Gli tiri quello, lo puoi fare. Avanza. Allora, ricordati solo il primo colpo, il resto eliminalo. Poi è pura schifezza al command list questa. Via. Stessa cosa, è una variante. Che cazzo è questa roba? Durante Stagger Kicks? Non mi ricordo se stavolta. Ah, probabilmente è il continuo. Ma vuoi un pezzettino di cioccolata? No, ti ringrazio. No, ma non è nemmeno per la dieta, sì. Non ci va. Ah, ok, no, niente, dice durante Stagger Kicks.
premi triangolo. No, lascia perdere, sì, è sempre il seguito di questa. L'hanno accorpate perché prima ogni variante mi sembra che aveva una sua voce nel command list. Corporate Elbow. E quindi ne usava tante. Sulla Corporate Elbow, l'L2. Ci sarebbe questa? Sì. No. Sì, sì, è questo. Adesso ci prendi l'avversario a terra. Non è un granché, io eliminerei per ora. Questo è interessante, ma è un po' particolare perché è molto lento. È carino, è carino perché è, come posso dire, è una starter safe. La si usa, la si può usare più che altro secondo me con gli avversari mentre si rialzano. Li metti sotto mix up. È una cosa, questa sei cosa, la potresti per esempio provare dopo l'engager. Se fai questo? No, questo è burst. Se ti capita l'engage è tipo avanti 2 più 3 con la spallata. Ah, la puppata. No. Ah, sì, è L1. No, questa. Oddio, dopo più 7 anche lì lo potresti provare. In realtà, ma più rischioso. No, dicevo, dopo. Per esempio, quando vai. Quando attivi l'hit engager, che tra le varie mosse lo attivi, per esempio, con avanti 2 più 3. Avanti 4. Okay. Che mi dici di fare? Avanti alle 2, per esempio. No, no, avanti alle 2. Grilletto, avanti grilletto. Questo qua, vedi se è più 17, no? E questo è il momento per fare cose. Per esempio questa, perché ha 8 frame di margine. Potenzialmente ti ci può tirare la power cache, ma se ti tira la power cache è un pazzo scatenato. Non ci muori comunque, e la prossima, la volta dopo lo uccidi su altro. Però gli anticipi jab lì, se tira la jab. E per io esempio fa questo e poi. Sì, no, lo puoi ma ora qua sta parando. Guarda cosa succede se non para il signorino. Ma perché non dovrebbe non parare? Perché te a quel punto glielo alterni con qualcosa che non parerà stando fermo in piedi. Ragione Carmine, so fare solo fake-out. Te una volta gli metti quello, lui se prova a muoversi se lo prende, se non se lo prende gli fai altro. Facci vedere. Per esempio, no? Gli fai una roba del genere. Sì, vabbè, Mara, ho capito. Più questo, più il danno di questo, considera. Quando riuscirò a farti. Oh, sì. Più il danno di questo. Perché qui si ha più 17 comunque. Quindi c'hai un vantaggio enorme. Considera, i jab partono in 10. Sei veramente un mostro. Questa mossa qui ti parte in 25, no? Quindi c'hai 8 frame di differenza. 8 frame di differenza vuol dire che all'altro non gli possono partire. Non gli possono partire nemmeno i jab. Gli può partire altro. È un possibile modo per usarla. Però siccome è una start bella safe, io non la butterei nel cesso. Mi fai fare una partita online con quello che abbiamo preso? Per dare anche al pubblico un pochino di... Ok. Allora, prima di andare online, allora interromperei il discorso command list. Sì. Ti spiegherei una cosa veloce sul lit, quantomeno okay. Più concettuale. Vai. Piani. Allora, che la cosa che mi interessa più che altro è che innanzitutto tu capisca la differenza tra andare in hit con burst e hit engager. E poi come funziona l'hit smash. Vedi l'hit engager. Guarda l'hit engager. E te vai in hit con più 17. E c'è un altro effetto aggiuntivo. Te praticamente, se hai energia da recuperare, che viene segnata con l'energia bianca, ti faccio vedere com'è fatta l'energia da recuperare. Allora, scusate il secondo, così almeno ha una. No. L'hit è un'arma molto forte a basso costo, di conseguenza avrà un qualcosa di forte da giocarsi in partita. Allora, vedi ora per esempio, io sono in hit system. Durante l'hit system io faccio danno in parata. Questa è barra che lui teoricamente può ricaricarsi. La barra te la ricarichi attaccando, cioè con la frequenza di colpi fondamentalmente, e usando l'hit engager, ma solo l'engager, non il burst. Quando il burst è l'R2 secco. Il burst è... Aio, aspetta perché sono già in hit. Il burst è questo, no? Questo è il burst. Come no, L2 secco, che è 2 più 3 secco. È il burst. È
importante capire che e puoi andare in hit in maniera totalmente garantita se fai burst, anche se l'avversario para. No, no, Mario, a prescindere, le facciamo tutti lunedì. Oggi abbiamo spostato a martedì perché ieri non potevo. Oh, Mario, ciao. Dicevo, se te vuoi andare in hit system e non trovi spazio per andarci con l'engager, questo è un modo sicuro di andarci. Chiaro. Però ci vai con 4 stacks di hit. Certo, invece di 6. Invece di 6 e non recuperi vita. Cioè, te quando usi l'engager ti recuperi 40 di vita. Ah. 40 di vita di quella ricaricabile. Cioè, se non hai vita da ricaricare non ti recuperi un cazzo. Vabbè, di, quella, di quella vita bianca. Diciamo lì. Che... Grazie, Magro, e... 47. Grandi, ragazzi. Grandi. Quindi... Diciamo, se te finché hai spazio, prova ad andare in hit con chiaro. L'engager. Però vedi, me la para. Se vedi se lo para, in realtà ora qui sei safe, ok? Però non vai in hit system. Quindi cosa si fa? Noi bisogna cercare fino all'incirca dove sei a mezza barra di andare in hit con l'engager. Se si vede che per qualche mezza motivo. Barra della vita. Barra dell'energia, intendo. Sì, sì, sì. Se si vede che lui ce la para. Esatto, a quel punto provi ad andare in burst. Ok. Poi, quando sei in hit system. A prescindere di come ci sei andato, te sei in hit system, ti avrai l'hit smash. Che è certo l'R2 ancora. Da usare, sì. Che ha lo stesso tasto di attivazione del burst. E se lo pigli gli fai uno sbrago. Se lo pigli gli fai uno sbrago. Anche se non lo pigli, guarda cosa succede. Guarda la situazione e la finestrella. Te sei a più 12 in Jaguar Sprint. Mm. Quindi praticamente te hai un vantaggio tale che hai una situazione già cucinata per fare mix up. Se classic Tekken che 8. Mix up mi ci faresti fare? Allora, dalla Jaguar Sprint hai una presa inskippabile. Quindi fondamentalmente uno si deve abbassare a caso. Deve abbassare a cazzo per che però a livello basso come sono ora magari non lo fa. Cioè. No, è indifferente. Quindi presa proprio R1 secco? Puoi fare o presa in questo caso o un medio. Medio che in questo caso può essere questo. O anzi meglio anche questo. Che è... Diciamo, facciamo poche varianti. Abbiamo l'uno. No, non ho capito. Però non è partito nulla male. No, no, perché ha parato. La presa. Aspetta, però. Lei ce l'hai la presa? R1. Ah, okay. Questa è la presa. Vabbè, comunque. Questa è la presa. E è skippabile. Quindi fondamentalmente è uno, cioè il medio o il basso, proprio fondamentalmente. È così? No, 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 fai, devi fare l'hit smash prima che ti manda in Jaguar. Questo è già un mix up. Ora vedi che rientri in hit system, ma lascia perdere il practice è che chiaro, ti resetta. Quindi una cosa importante, tra l'altro, è questa stessa situazione, in maniera simile, la puoi rigenerare come, come fai dall'hit smash. La puoi generare da questa power crash. Vedi sta power crash qua? Che è UF3 più 4, no? Beh, è più o meno la stessa situazione. In gergo nabico. Questa qua. Ok. Questa qua. Vamo a provare? Sì. Tanto praticamente ho capito, hai più o meno la stessa situazione. Che anche qui, quindi ci puoi fare medio o presa. E la cosa bella... Ora, se hai utilizzato l'hit smash, non hai più hit da utilizzare. Prima che tu entri in hit, te ti puoi giocare proprio questa qui a mo' di pattern, ora. Te la puoi provare. E ti manda in hit questa cosa. Questa presa è anche un hit engager. Ah, quindi è come se facessi questo. Sì, diciamo che UF3 più 4 è una power crash. Quindi te praticamente assorbirai i colpi dell'avversario. Poi se ripara io riuscirò un'altra presa. Per esempio, sì. Questo, questo per ora, diciamo, per il tuo livello è il massimo del payout veloce che ti posso dare. Allora, mi serve una penna, mi devo appuntare dove siamo arrivati col command list, onde non farti rifare le solite cose. Ok, Mario, abbiamo messa di carne al fuoco. Sì. La prima volta che parlo tocca Tekken. Questa è la quarta puntata di Advancing. Però sì, però sì, però sì. Cioè, la prima volta nella mia vita è così che tocca Tekken. Online... Com'è classificata, vero? Spero di avere sempre l'abbonamento, sai? La regola sì, dovresti avere l'ultimo giorno. Si è fatto la live 3 settimane fa di... Com'era? Metti solo più o meno 2, qualità connessione 5, disabilità cross-platform, perché ho letto una cosa strana, non la rischiamo. Metto le cuffiette, Sì, sì, vai, vai.
Ora mi devo non far prendere dal panico, perché chiaramente è la cosa più... Certo, Pardo, che i Pokémon non ti hanno fatto proprio male, ecco, su Tekken devi giocare in 5. È vero, ragazzi, è vero. Oh, comunque grazie, veramente, siete in tanti, proattivi, fa veramente piacere. Guarda, questa roba qui intanto è già un bel salvavita, perché se ti tirano te li passi in mezzo e poi li fai... Se me in travesa gli ho belle fatto... Sì, non te lo bruciare subito lo smash, però tieni un po'... Ok, prima... Tienilo un po' per le palle, okay. L'avversario. Tienilo un po' per le palle. Cioè, allora, attivalo subito, dico, bravo, hai fatto anche la Shiny Wizard anche da più vicino. Quindi, già ci sono tutti i level up. Mamma mia, signori, mamma mia. Mario, sai che sì, nel dubbio, visto che comunque è molto seguito e conosciuto, non voglio fargli rischiare. Va bene lui, no? Wi-Fi, io non lo prenderei. Ovviamente, ragazzi, questo pattern non è una roba che assolutamente uno deve fare a alto livello. Diciamo, mi serve ora per dargli un forte output nell'immediato. Anche per fare un po' di sostanza nella triplicata, perché... Sì. No, anche perché comunque i suoi avversari lo bombarderanno di schifezze. Gli tireranno direttamente all'interno dei cestini del umido. Quindi, nel senso, comunque serve qualcosa per contrastare. T'ho fatto mettere impostazioni super stringenti, forse... No. Perché t'ho fatto disabilità cross-platform solo per... Vabbè, io intanto provo le combo. Sì. Advancing Titan... Se vuoi giocare bene a Tekken, devi giocare Tekken. È strapiano di roba e di scelte rispetto ai picchiaduro 2D. È veramente difficile da far coesistere con altro. Tra l'altro poi gioca anche a Pokémon prevalentemente, quindi sì. già sarà difficile far quadrare tutto questo, magari. Sì, allora purtroppo lì se parti storto la trappola non ti entra. Però vabbè, diciamo valeva la pena fartela vedere. Diciamo non... il rischio è anche abbastanza contenuto. Oh, mi trova nessuno però, eh. Ho fatto mettere le impostazioni super stringenti. Aumentiamo quelle del grado, vai. Aspetta, fai start. Così ti faccio anche vedere come modificare da qui. Impostazioni abbinamento. Sotto aiuto. Restrizioni grado, metti preferibilmente più o meno 3. Vai. Voglio migliorare. Aspetta. Che quando riavvii, però, c'è il problema che nel momento in cui riavvii si resetta anche la ricerca, Perché per quello anche non trovavi nessuno. Ah, quando faccio questo riavvii. Ti resetta anche la ricerca, sì. Ma pensa a te. Questo? Sì. Sì, va bene, 4 disconnessioni. Scusa, Mara. Niente di grave. Ah, dai, ho bisogno di un po' di iniezione di fiducia. Get ready for the next battle. Questo c'ha Katsuya. Questo è il 12° danno, però. Forte? Molto più alto di te. Magari io parassi, vero? Ci hai tirato in mezzo, però. Purtroppo quando non conosci le stringhe è così. Io sono una sega, vorrei dire. Bene, male. Beh. Non è un top player, però, e ne sa più di te. No, dai, io... Sì. Ma è quella roba che ti ho detto con la Power Crash. Ma quella era l'Engager. Come? No, volevo la Power Crash. E non riesco... no, ora sei a terra. Importante anche mentre... Ora anche gli alzi non si sono visti. Io paro, Mara. Mi fa morire, dice io paro mentre preme. Ottimo.
e usa UF 3 più 4, quello col doppio calcio. Quello. Oh no, ma ero elettrizzato, Mara. Sì, 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 no, ma è già quella. Oh! Danno che fa questa cosa. Volevo usa questa. Sì, ci sto provando, Mara. Che proprio non te l'ho mai vista uscire, quindi ti sta uscendo altro proprio. Quasi. No, ho lasciato per un attimo. No, no, era basso quello, non lo paravi. Ok. Ma lui non para, non ha il tasto della parata. UF 3 più 4 è così. N4. Oh mio Dio, quasi. Cazzo, è diventata in juggle. Mamma mia, si abbassa a caso. Il laser maledetto. Vabbè, allora non capivo, grazie Sguango. A parte c'ho l'adrenalina a mille, ma nemmeno. Capivo, era questo. UF 3 più 4. Questo. De Mara, io ho il 3 più 4 ancora. Mi devi di X tondo. UF X tondo. Va bene. Vai, rivincita. Comunque sei arrivato lì con uno di 10 danni sopra, eh. Va bene. Vabbè, oh. No, rispetto all'altra volta mi sento un altro giocatore. Grazie Sguango. Secondo me già provi a fare quella, già ti cambia la partita. Quindi mi hai detto su. Sì, diagonale, eh. È che stai miscliccando, ti esce altro. Tanto mi è entrata questa. Ah, tanto questa non fa bene. Dai, se voglio fare, vero? Cosa vuoi fare? Non lo so. No, lo volevo spiacciare al muro, capito? Sì. Voglio provare quella. Ci sta. Della carne viva. Ci sta. Lui comunque sa fare anche un minimo di robot. Sai cosa? Poi dopo ti dico una cosa. Sì. Che non so riconoscere quando è finita una combo. Ottimo. No, se lo tiravo su. Non so riconoscere quando è finita una combo. Che è così. Sì. Eccolo lì, vai. Boom. Vai, e ora siamo in hit. No, ti conveniva tenertelo perché eri. Cosa? Quella stringa lì ti ci sta fregando un casino, ma sì. È una cacata in realtà. Ah, no. Pesa doppia. Non so come si fa. Lascia perdere. Va bene. Ma me la sto giocando, me la sto giocando. Sì, infatti. Cancellato prima.
Orco 2. Allora. Non so parare, Mara. No, vabbè, no, ma aspetta, hai tenuto, gli hai stratenuto testa e la 10 danno sopra questo. Non so parare. Ancora. Sì, no, non li puoi fare vincita con lui. No, un altro. Nel senso. Allora, una cosa importante. Dimmi, feedback. Sì, no, c'hai proprio il respiro pesante, vuol dire che durante il momento e probabilmente tendi a trattenere il respiro. Proprio come respirazione mia? Sì. No, cerca di tenerla equilibrata, perché ora diciamo tanto ti cambia poco, ma un errore... Questo no. No, direi di no. Un errore stratifico è che la gente magari quando c'è un momento un po' di tensione, un momento particolare, tende a fare... E poi, nel senso, se la partita non è subito finita lì, dopo ci sta che a uno gli manchi anche un attimino di lucidità. Questo, no. O in ogni caso va a perdere di tenuta. Quindi cerca di ricordarti che non sei in pericolo. Di vita, sì. No, è che mi prende tanto d'adrenalina, ero lì. Sì. Peccato, no. Perché so che il momento è topic, so che sono impedito. No, ma... Beh, guarda, agisci senza precondizioni da questo punto di vista. È proprio importante equilibrare il tuo discorso della respirazione, anche proprio per mantenere bene la tenuta all'interno di queste due ore. Sia non so, oltre che nella partita proprio. Poi gli ho mancato due volte questa combo, che cazzo. Pazienza, è mio. Lo so, pace, succede. Dicevo, se gli tiravi di più la Power Crush, l'hai tirata una volta sola. Lo so, ma perché non avevo capito male proprio. Questo abbiamo detto. Ma io Wi-Fi non lo accetterei. Prova, non lo so. No, se mi dici di no, io non li accetto. Ti voglio vedere che fai la Power Crush. Che è questa? Questa, te la voglio vedere fare. E poi dopo la Power Crush, presa. O presa o quadrato, ci metto. Sì, vabbè, quadrato è per stessa bassa. Ora lo vedi in piedi. La stessa bassa, la presa è se sta in piedi. Vabbè, ora perché siamo a livelli bassi, ci sarebbero delle scelte aggiuntive. Poi per ora faccio fare solo queste due. Ok. Lo wifi è perché abbiamo messo... Perché abbiamo disattivato il crossplay col fatto del... Cioè, è venuto fuori il problema di sicurezza. Non me la sento tanto di farlo giocare con i miei PC. Non lo so, non ho approfondito bene. Poi magari era un falso allarme, ragazzi. Però. Ci lavoro. Ci lavora su questa roba. Non me la sento di giocarci. Causargli un guaio. Accettiamo wifi, se mai vediamo come va. Perché sai il problema, te essendo basso di rank ora. Sì, chiaro, non c'hai, sono c'hai, andati tutti su. C'hai già meno bacino d'utenza. Purtroppo disattivando il crossplay, in realtà vorrei lasciarlo quantomeno attivato su Flipbox, per dire. Però non si può fare. Non puoi farlo selettivamente. O tutti o nessuno. O è crossplay o non crossplay. E quindi. Io non sto neanche Come dire, infatti ecco perché mi ha messo un 1-10 danno sopra. Sì, perché infatti l'hai messo preferibilmente, però non è detto che anche gli altri mettano preferibilmente. E se gli altri mettono solo più o meno 2, non li becchi. Tra l'altro, noi non si è fatto l'incontro di qualificazione, quindi te in realtà parti ancora più basso rispetto a come parte... Mi consigliassi di non farlo. No, di te che sei voluto andare direttamente a picchiare, mi sembra proprio di sì. Non male. Mi sembra proprio di sì. E che in realtà l'incontro di qualificazione se lo fa con la CPU. Allora, comunque ne abbiamo rifiutati troppi. Se ora entro 5 secondi non troviamo un avversario... Si riesce, si rientra. Sì, perché rifiutandone troppi ci fa scalare di coda. Facciamolo. Po. Però, considerando che era 3 settimane che non ci vedevamo. No, io è da... Io ci metto la firma. No, io sono duro, ma mia cretino, Ah no, ma è andata bene. Ho fatto con Chicken Black. Sì.
Aspetta, te la favi? No. Poi, adie. E forse. C'era Tekken 7, ragazzi. C'era tutte le mod, praticamente. Levavano sì, tutti i vestiti a personaggi. Ma prendilo, vai. Levavano tutti i vestiti a personaggi. Perché non lo fanno anche qui? Perché le stanno mandando tutte le mod. Ah. C'era l'ultimo personaggio uscito che era Lydia, che era una bionda praticamente. Ah, ma ha rifiutato lui? Ma come ti permetti? Ha rifiutato lui. C'era c'era teoricamente quel personaggio è una donna, però teoricamente nella storia è il primo ministro polacco. Praticamente mettevano le mod, andava a giro per i Zoma. Mi pareva il caso, C'era troppo di questa cosa. Scusa Mara, ma questa che fa? Questa tira fuori le motoseghe. E non sto scherzando. Cortesemente. E non sto scherzando. Ah, questo c'ha comandi semplificati. Quindi? Popolare di Power Crash. Power Crash prese come ti ha insegnato il tuo amico Mara. Però non era una Power Crash. Però va bene lo stesso perché sei entrato. Ha messo la testa a mano, Mara. Ha messo la testa a mano e è scoppiata. Ah, ma è un robot, la bimba. È un robot, sì. Un robot morto. No, vabbè. Tra l'altro, lei è un personaggio che... Cioè, la vera Lisa praticamente è morta. E suo padre, che è il dottor... Ah, sì, ma l'avevi... È il dottor Bosconovic. Tipo il dottor Gero. È una specie, sì. Praticamente... Cioè, la storia... È entrata. Ah, questa non si fa mai. A Tombstone. Quella la puoi fare, però la devi fare da vicino. No, come faccio a non cosarmi le prese? Praticamente è una presa 1 più 2, quindi ci devi pigiare 1 più 2 a reazione. 1 più 2 cosa vuol dire? E ce l'hai su R2. Madonna, messe moscio, King. Preparati alla mia, hai sbloccato un trofeo. No. Para dietro. È serio! Avevi già tirato prima, mi dispiace. Non puoi cancellare le mosse, capito? Se l'hai già... Non è che perdo, vero? No, però ti ha fatto male. E ora potresti perdere. Mi perdo la testa, se prendo. Perdo la testa. Non perdere la testa, lasciala qui. Poi non... Calma. La apriamo. Me lo sono immaginato. Già perché. Però che cazzo, veramente. Lo so. Allora, lui sta usando gli input semplificati. Adesso gli danno un aiuto. Grazie al cazzo. Vedi? All'input bambini. Attenzione che... Stavo per dire ti tira l'hit smash. Non so come hai fatto a fluttarla. Bravo pizzeria, ho pensato la stessa cosa. Non mi distrae. Ora sono di qua, non so giù. Addosso a destra sono un po' di difficoltà. Ma se c'era un floor blast qui, signori. Oh mio Dio! Cosa c'è, Mara? Cosa ho sbagliato? No, niente. Cosa ho fatto? No, è incastri, tipo... Cosa ho fatto? Come i bambini, ho pigiato i tasti. Incastri impossibili, tipo... Cosa c'è? Cosa ho fatto? Cosa c'è? No, è stato cardio palmo questo match. Lei non vuole la rivincita. No, non vuole la rivincita. Bene, Tegama. Non vuole la rivincita. Non mi sono lasciato prendere ottimo, dal... Ottimo. Guarda, il pubblico è invisibilio. Ma, raga, che devo fare? Potevi fare dei jack dopo tornare. Mario. Allora, cominciamo adesso a implementare. Voglio che tu implementi anche due cose adesso. Dimmi. Quando hai bisogno di scardinare l'avversario un attimino. Sì, questo va bene. Fai avanti. Vabbè, prendiamo, mi sa che è lei di prima. È polacca, però. Lo so. No, non è lei.
Eh no, Alisa era polacca. Allora sì, sì. Infatti, ecco. Allora dimmi, dai, quando comincia a implementare avanti avanti neutro 2. Avanti avanti? Neutro 2. Avanti avanti triangolo. Avanti avanti come triangolo, lo strizza Maroni. E da lontano fai corsa X quando sei lontanissimo. Ok. Un attimo, perché qui sì, vai. Concentrati. Ottimo. Non lo bruciare subito. Lo so, ma lo so che è comodo. Ara. Presa. Eccoci. Ma bellissimo. È inskippabile quella presa. Beh. Quanto è bello giocare con qualcuno che ti dà consigli. Ottimo. Avanti, avanti, in auto 2. Mi sa che si è resa. Va bene, visto che è ferma, prova avanti, avanti, in auto 2. Quello. No, ha mollato il pad. È incazzato. Sì, mi dispiace. Mi dispiace anche a me che ti avrei. Ammazzalo di avanti, avanti, in auto 2. Facciamo anche una bella cosa. Dimmi. Prova a fargli la presa bassa adesso. Fai presa con la tua diagonale bassa. No, l'altra diagonale. Vedi il problema di parlare di diagonali? Questo. E ti rialzi, de! Boia, de! Tra! È brutto quando fanno così, eh. Molto perfetto, guarda. Fortissimo. Diciamo, quando si sale... Poi quando salgo di livello lo vedi quando uno... Avrei avuto effettivamente un problema, ma ovviamente non ci si picchia. Però secondo me palesemente ha mollato il pad. Sì, ma è chiaro. Poi ho nel cavolo. Ti preoccupare, Mara, io gli sto facendo una. Nel caso. Una pratica. Di... Il lancio l'ho strecciata, eh. Mm-hmm. Lancio del controller questo. Qui lancio della PS5, ragazzi, insomma. Insomma, non è per quando lanci la Switch, esatto. No, e qui insomma danno rivincita, direi no. No. Danno la infatti guarda, era lì, ha pigiato cancel. Eh? Ha pigiato cancel. Vuol dire che lì. C'era. Sì, era lì. Però era lì. Io. No, non posso crederci. Io sono fortissimo. Mi sento imbattibile! No, Mara. Allora. Cioè, calma. Umiltà. Allora, umiltà. Aspetterei un attimino per i deliri di onnipotenza. Vabbè, però ho capito. Ti ricordi sì, o meno sì. 3 settimane fa? No, ma io sono contento, cazzo. Sono veramente contento. Tra l'altro io sto guardando. Ho finito ora di guardare la saga di Al-Satan. Io. Mara, lo sai che io ho anche l'album di figurine, vero? E? Ma Panini mi ha mandato l'album o le figurine. Dopo appiccichiamo le figurine. Devo diventare famoso anch'io. Mara, lei è già famosa. Sì, ma non la Panini non mi ha mandato figurine. Ma la mia è una famosità effimera. Come il vino. Bimbi, io vi vedo gasati. Allora, ricordatevi, se vi è piaciuto, oggi lo abbiamo fatto di martedì, ma di solito è il lunedì. Quindi, lunedì ore 14, spazio Tekken. Vediamo un po' cosa succede. Lars. Ladr. Perché ruba? Sì. Ok. Io vorrei. Io ecco, le modifiche che hanno fatto a questo personaggio. Io volevo essere lì. In consiglio, diciamo. La battle system. Quando ragionavano di. Allora, come... calma. Tanto ti pigli una presa. Questo già si vede un po' una lagga, ragazzi, lo vedo a occhio. Io buono Sesa li stavo per fare. Sì, vero? Sì, ma è entrata male. Oh, ma ho pigiato te! Boia! Ma non devi pigiare, devi parare. Hai ragione anche te. Sì. Ah, l'idea era giusta. Bambini. Ah. Lo so, gli ho fatto meno danni di vedere. No, vabbè.
Vabbè, Mara, questo è un impedito. Va bene, va bene. Attenzione. Oh mio Dio. Io sto parando, eh. Io stavo parando, Maria. Ma t'ha fatto basso prima. Ho capito. T'ha fatto basso e dopo eri a vuoto. Non potevi fare. Ancora, ancora. Lui è più bravo vai, di me. Vai, vai, vai. Quindi voglio affrontarlo. Allora, ragioniamo. Cosa ti posso far fare? Di molto veloce ed efficace. Puoi provare a fargli un po' di occhi, volendo. Di? Gomitino. Salto cerchio. Salto cerchio. Salto verso di lui. Questo? Quell'altro. Anche quello è buono. Però anche l'altro, soprattutto. Perché io paro e lui mi piglia? Allora, se prendi medi non stai parando. Attenzione. Attenzione. Shiny Wizard. Buono. Buonissimo. Attenzione, para. Oh! No, oh, no, hai fatto la reversa, ti ho visto. Peccato. Mancato di fuoco. Che qui se lo alzavo. Non riesco mai a capire quanto c'ho di gamba. Lui ti sta spappolando di bassetti, quindi sì, bisogna saltare. Merda, qui andava preso. Incineror. È andata a vuoto. Sta martellando di colpo. Io però pigio. Non hai pigiato tardi. Non riesco a parare, via. Hai pigiato tardi, ma qui purtroppo è il problema della difesa. La difesa, sì, non so difendere. La difesa è l'unica costante, ragazzi. Io no, 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 no. Ah, tutto a poco. Comunque calma, non è ancora finito. No, non fate infatti il gioco, però. No, peccato. Qui l'ha bloccato, quindi non gli leva niente. Ok. Peccato. Questo è basso. Questo è un colpo basso. Praticamente. Certo, lui spammava anche tanti colpi bassi, sì, e io non. Quindi lo si para stando bassi. Io però non ho l'occhio. No, ma nel senso, c'avevo l'occhio. Devi sapere che quella mossa lì ci devi abbassare. No, è inutile. Ma è così, eh. Così, o finché non sai le cose. Finché non sai le cose. Sì, va bene, va bene. Allora, un'altra cosa ora bisogna implementare, la Rage Art. Quella quando sono in rosso. Sì. E com'era? Guarda, ti ho fatto fare tanto di smash perché l'altra volta ti confondevi. Sì, sì, è vero. Aspetta, ora si guarda la Rage Art. No, Pierlo, quei bassi sono una cacata. Io non glieli faccio fare. Anche perché non deve imparare a fare cose stupide. No, devo imparare a vincere. Deve imparare a vincere. La Rage Art è quando sono in rosso. Quando sei in rosso, devi fa la devi fare diagonale, devi fare DF1-2, ovvero in questo caso la tua diagonale bassa verso l'avversario con il doppio pugno che hai su R2. Allora, ma te ti rendi conto di una cosa? No, perché questa cosa è veramente surreale. Allora, a Livorno abbiamo con i miei due sparring partner durante il torneo a team a Francoforte in Germania. Dopo che l'Italia e tutte le altre nazioni d'Europa sono state eliminate, abbiamo fatto il team Sud Corea contro il team Livorno in Winner Final. E abbiamo vinto. No, abbiamo... abbiamo un attimo. Dopo te la spiego, perché questa veramente... Un attimo. Devo mettere io. Sì, tardi. Le metto io dopo questo round. E ascolta! Ballerino di merda! Allora, lui è un personaggio che... Praticamente gli hanno messo una stringa che premendo X fa cose. Mi fa venire palletto questo. Pappolato di Power Crash. Ok. Riesco a... Sì. Chiaramente quando hai frame, perché... Mamma mia, Shiny Wizard, signori. È basso.
Power Cache, voglio vedere la Power Cache. No, no, non riesco proprio. No, non la stai premendo, non parte. Eccola! Ora e poi presa. Power Crash, qui lo ammazzi di Power Crash. Ho presa uno. Basta Power Crash, salva Polo. E Mara, no, qua. Questo è basso. No. Ottimo, l'hai preso in pieno. L'hai preso in pieno, lo uccidi quasi. Forse gli rimane uno di vita. Corrigli addosso, fagli qualcosa. Qualcosa di veloce. Mamma mia. Molto veloce. Però va bene, va bene. Puro quello, mix up. Quello so fa, Mara. Puro mix up. Pressione è tutta lui, eh. Sì, 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 sì. Falli indietro X ogni tanto se non ti torna la Power Crash con l'arca. Falli indietro cerchio. Ah! Preso un piano. E c'ho anche la hit. È ancora l'hit. È ancora l'hit. Quindi puoi ancora usarlo. Falli addosso e usa l'hit proprio. Va, troncato. Accandato. Okay. Allora. Qui si riparte anche le best of five. Ci credo si fa male la gola. Oh, Mara, senti il battito. Ma te non ti fa bene il competitivo? No, no, ma di niente. Io morirò giovane, ragazzi. Non ti fa bene il competitivo. Round one. Fight. Però il mio maestro mi ha chiesto una cosa che io non ho ancora fatto. È la power. Ah, così non te la giocare, Ho provato tutto per tutto, Mara. Sì, sì, ma quella è forte sotto frame, non sopra frame. Te li eri sopra frame. Ok. E quella ti serve sotto frame. Vai tutto il cazzo, Ragazzi, se si fa la live con il contabattiti qui e scoppia il contabattiti. Vabbè. Quella è una stringa che si fa con X. Sì, ho capito, ma grazie al cazzo, è per bambini sto personaggio. A livello base si fa X e escono cose. La power cash, voglio vedere. Va bene anche quella piuttosto. Se non ti viene quell'altra, con la media, fai anche indietro X, va bene. Capito? Non riesco a rialzare. Cioè, è possibile un personaggio SPGA ti fa, allora, 70? È una stringa stupida, bella, che in realtà c'è il colpo alto e il colpo basso. Cioè, uno può, quando lo sa, ci si abbassa e lo ammazza. Però uno non lo sa e chiaramente funziona. Cioè, cosa dovrei fare, Mara? Praticamente c'è un punto dove ti devi abbassare in quella stringa. Io sono una sega. Lo so, ecco il problema. Giochi d'anticipo e per quello ti dico fai la power crash.
bombardalo di Power Crash, perché in questo modo non ti fai proprio fare la stringa. Non, ma anche qui, guarda. No, ma perché non stai facendo la Power Crash? Ti sta uscendo tutt'altro. Probabilmente nella fuga vai a premere fischi per fiaschi. Ci sa anche Fomara. Vabbè, e qui io praticamente gli lascio il joystick. Come ne esco? Ok, vagli addosso, fagli una mossa e poi la regart. Aria vuotissimo. Facciamo bene. Allora, ok, va bene. Io ho pigiato tasti, mi sì, pare. No, va bene, non è il sistema. Ah, e lì ti stavi rilassando. Vediamo. Ok. Elite sempre ad attivare, eh? Sì, sì. Ecco. E va via anche tutta la barra ricaricabile qui. Lontano. Para. Speriamo non sia partito. Vai, punisci. Ah, cazzo. Hai fatto presa indietro, per questo sei uscita la reversal. Questa indietro fa la reversal. Ottimo. Non bruciare gli smash. Ora andava bene. Troppo presto. Quindi sempre fatto stack. Però forse è saltato, non ti lava tanto. Ha preso, ma non ti lava tanto perché è saltato. Praticamente ti ha preso come se fosse in jungle, quindi. Perché parla me pugna? Tre a zero? Al Dino? 3-0. Perché Mara dici così? Vabbè, io contro spam di tasti. Hai fatto bene. Hai fatto bene. E il problema è che panichi troppo, quindi praticamente non cioè, ti ho visto premere cose che non avevano tanto senso. Hai ragione. Però tante cose prima panicavo molto di più. Cioè, ora tante cose non ci riesco, ma ci provo. Allora, io vi devo spiegare sta cosa della Livorno ora. Vai, spiega sta cosa della Livorno. No, nel senso, io voglio dire, ci abbiamo avuto una delle community più forti d'Italia, no? Mm-hmm. A Livorno, cioè, cazzo, al Dama Germany siamo andati in finale contro il Sud Corea, che all'epoca erano dei mostri inarrivabili. Siamo stati forse gli unici a tenere metti testa. Talk, dai, che poi chiudiamo, che sono veramente bene, cotto. Va bene, vai. Perché c'è da registrare poi dopo. Ok. Quindi, insomma, una bella community. Ora, siccome Nanni ha tirato la Regiart a cazzo, a viva la Fazza, ora la Regiart è diventata la Livorno. Cioè, dopo una storia tecchenara enorme... Ma è sempre così che funziona. Dopo una storia tecchenara enorme... La Regiart è diventata la Livorno perché Nanni ha tirato la Regiart sotto frame. A viva la Fazza. E ora, ogni volta che vedo la Regiart, vedo la Livorno. Cazzo, cazzo, siamo stati a Tekken 6, eravamo la città più forte di Tekken in Italia e una delle più forti in Europa. Si organizzava tornei a team, si faceva risultati enormi. Comunque Eddie ha preso 3-0, eh? Eddie ha preso 3-0, ma perché non sapeva giocare? Faceva bongo bongo su... Sì, me lo vedevo, vabbè. Ragazzi, avete gasato oggi, Bello, vero? Bello. Avete gasato, ragazzi, bello, grazie, veramente tanti. Poi non era neanche facile dopo... dopo tre settimane di stop, quindi... io ero già lì che mi immaginavo di ripartire da zero e invece hai metabolizzato, quindi sei meglio dell'ultima volta. Un bacetto. Bene ragazzi, allora noi ci salutiamo, ci vediamo dopo alle 18. Mara, vabbè, Xeon underscore VS per chi magari ancora non lo conoscesse, da noi, ma da noi sei straconosciuto, quindi fa coaching, fa... Però visto che c'è anche te un botto di spettatori, quindi godo fortissimo. No, un botto magari no, però no, invece sì. Ci difendiamo magari. Bon, ci vediamo dopo alle 18, si fa Reg G. Ciao a tutti bimbi, mentre per Tekken, lunedì alle 14. Bacetti. Ciao.